Track. Doch da war dieser Kick und nicht nur für den Augenblick. Auch heute ist dieses Feeling immer noch da. Solo tu, denn du bist immer noch da. Ebbene, perché oggi come oggi le discipline bionaturali stanno sempre più entrando in collaborazione con la medicina, perché questo poi è l'obiettivo delle scuole di formazione ed è un progetto che io porto avanti veramente con tutta me stessa. Mi fa piacere perché negli anni ci sono stati, ho incontrato medici che avevano i loro pazienti, che sono diventate le persone che sono arrivate in studio e quindi sono state persone che ho seguito nel loro percorso lo studio Cometa e hanno appunto il fatto di incontrarmi sulla loro strada, di riscontrare soprattutto sui loro pazienti i risultati ottimi, questi risultati sorprendenti che hanno visto sui loro pazienti che conoscevano da anni o anche da meno, ma per cui hanno visto tutta l'evoluzione della loro malattia e il successivo miglioramento, ha permesso a questi medici di ampliare le proprie vedute. Per esempio, oggi allo studio Cometa di Stefania Lorelle di Azzate arrivano anche medici, fisioterapisti, osteopati, chiropratici. Sono contenta di questo, negli anni sono arrivati. Ed è il motivo per cui da qualche cliente siamo arrivati anche a collaborare. La bellezza delle discipline olistiche. Beh, innanzitutto le discipline olistiche creano subito una trasformazione di quello che è il subire il malessere. Quindi punto uno, la persona non subisce più il malessere, ma diventa compartecipe del proprio malessere. Cioè impara proprio a guidare a guidare se stesso durante il patimento del malessere. Punto 2, che poi in realtà sarebbe già nel punto 1 e 2, bisognerebbe metterle insieme, e questo in realtà lo fa attraverso la consapevolezza, oppure la consapevolezza che gli permette di fare quello che ha detto al punto 1. La consapevolezza di essere, cioè quando la persona sta male, ha un malessere, continua, tende a spostare l'attenzione sul suo malessere, quindi oh mamma non so cosa fare, adesso cosa mi succede, eccetera eccetera. In realtà poi quando le persone vengono nel mio studio, di solito arrivano già da un iter terapeutico molto articolato, nel quale però sono arrivati fino a un certo punto, ma non sono riusciti a, ad andare oltre. Se è vero che non si cura, non si guarisce, non si fanno miracoli, mancherebbe altro, né si sostituisce la terapia medica, semmai si collabora, mi rendo sempre disponibile in quanto operatrice nelle discipline naturali a collaborare, è vero però c'è stato che un netto miglioramento rispetto all'inizio, comunque è evoluta in un altro modo, prima non capivamo neanche come prenderla, diciamo, questa emicrania. Adesso comunque è gestibile, anche quando vengono gli attacchi forti, bene o male, sono molto meno rispetto all'inizio e so gestirli molto meglio. Una porta, quella dello studio Cometa di Stefania Lorelle, attraverso cui entra tanto dolore, la medesima porta, dalla quale esce tanta serenità, armonia e benessere, leggerezza. Un stupore del mio neurologo, perché è molto contento che non pensavamo di arrivare così tanto con queste dosi fisse comunque. Davvero ottima, perché io l'ho sperimentato sulla mia pelle, quindi se non ci fosse stata, penso che, non so, a quest'ora come sarei messa, con appunto non avendo così tante chance di terapia farmacologica, certo, non so, certo, come sarei messa. Bene. Cosa pensi se tu non avessi trovato lo studio Cometa? Non saprei come sarei conciata in realtà, perché comunque all'inizio, vabbè, penso che siano tutti un po' scettici, a prescindere. Poi però quando appunto abbiamo iniziato il percorso vero e proprio,
praticamente da subito, dopo la prima seduta, si è visto tantissimo già subito comunque un incamminarsi nella via giusta. Cioè, se dovessi rivivere la stessa vita e avere sempre l'emicrania, verrei sempre da Lorella. Mi hai invitato calorosamente a continuare sia il rapporto con neurologi, medici, tutto, insomma, quell'equipe che ci stava intorno, e sia ovviamente a continuare la terapia farmacologica, perché quella riguardava appunto i medici classici, diciamo, ecco, quello, il classico medico conosciuto, insomma. E noi lavoravamo su altro. Assolutamente non era la situazione iniziale, anche perché me la ricordo molto molto bene. E quindi no, molto molto meglio, assolutamente. Innanzitutto, vabbè, i terapeuti sono molto contenti, gli specialisti, perché c'è stato un netto miglioramento rispetto all'inizio. Comunque è evoluta in un altro modo, adesso comunque è gestibile, anche quando mi vengono gli attacchi forti, bene o male, sono molto meno rispetto all'inizio e so gestirli molto meglio. Appunto, abbiamo iniziato il percorso vero e proprio. Sì, porta la persona a un miglioramento netto della qualità della vita. Che cosa significa guarire? Non in senso medico miracoloso, bensì ci sono persone che dicono: ma io sono guarito. Ok, per esempio, avevi la labirintite. Ma ti sei trovato, faccio un esempio, attraverso il percorso con un operatore nelle discipline bionaturali, dopo un po' di incontri, di riequilibrio e di riarmonizzazione, A, che sostituisce la parola incontri e sedute, quello che è per sedute per la terapia medica, faccia a faccia incontrare un benessere talmente elevato che tutte quelle complicazioni, tutti quei sintomi che la persona provava, che tu provavi, non te li ricordi quasi più. In realtà, poi se fanno dei controlli medici, la patologia esiste ancora, c'è ancora, ma il livello di qualità è talmente alto che la persona dice: beh, rispetto a come stavo male quando sono arrivato qui, cioè adesso ho un'altra qualità di vita, sto molto meglio, cioè così, wow, sono più felice. Da come si sono prospettate le cose inizialmente, il fatto insomma di avere minor dolore alla testa, se soffro di emicrania, cefalee muscolo-tensive, quindi già in terapia presso centri specialistici proprio esperti dell'emicrania e del mal di testa. Morsa che mi stringeva la parte posteriore del cervello, quindi la zona del cervelletto, tutto il giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi sempre praticamente. Un casco, ricordo il medico, Esatto, ecco, un vero casco che ti comprime ai lati, giusto? invece quando avevo questi picchi di forte intensità di emicrania, praticamente era come avere un martello pneumatico su tutta la testa, praticamente, quindi molto Senso. molto forti. Problemi con effetti collaterali dei farmaci, quando cambio la terapia delle problematiche importanti, ma vengo qui si riducono. La medicina arriva fino a un certo punto, poi dopo però non c'è più niente perché sviluppo effetti collaterali oppure divento anche farmacoresistente. Beh, a quel punto una persona che è farmacoresistente davanti vede, oltre al tunnel non riesce a vedere neanche uno spicchio di luce perché vede solo buio. E quello è uno dei sintomi principali che so che il farmaco non sta più facendo effetto perché inizia un giorno di... Così non c'è non più, c'è più, non c'è infatti più. per me è un miracolo Bellissimo. questa cosa che la terapia sta funzionando perché comunque insomma, adesso Ok. già un paio d'anni che mantengo tra l'altro le stesse dosi, stranamente anche con stupore del mio neurologo perché è molto contento che Sei stupita. non pensavamo di arrivare così tanto con queste dosi fisse comunque. Di questa No, lui è cosa. molto, molto contento e molto Bene. favorevole, mi ha detto di proseguire già la prima volta che avevo mandato una mail riguardo appunto ai primi incontri. Ecco, quindi quelle persone quando arrivano inizialmente piene di scetticismo,
poi di solito arrivano per passaparola o per una pubblicità, eccetera, o perché hanno visto un mio video, arrivano, sono disperate, hanno perso ogni speranza, ma scoprono il valore delle discipline bionaturali, cioè quanto esse possono fare. E ripeto, qui non si parla di guarigione, ma si parla di far star meglio le persone. Come lavorano le discipline bionaturali? Innanzitutto, punto 1, riducono il dolore tantissimo. Numero 2, questi sono i risultati, non come lavorano, in realtà i risultati che danno, perché poi come... Sto montando molti video per spiegare questo, sono lavori molto dettagliati, sto scrivendo dei libri. Punto 2, non solo riduce il dolore, ma riduce il malessere. Riduce il malessere fisico. Punto 3, lavora anche sullo stato emotivo, perché rilassa la persona. Nel punto 3 c'è il rilassamento, c'è proprio la leggerezza, c'è il fatto di sentirsi più calmi e tranquilli. Per anni, sono anni che le persone mi dicono: guarda, mi sento le cose scivolare addosso, che non è che improvvisamente diventa imbecille, ci mancherebbe altro, ma significa che la persona sta talmente bene nel proprio corpo fisico che sta meglio anche a livello emozionale, che poi in realtà se uno sta bene con le emozioni sta bene col corpo fisico, nel corpo fisico sta bene nel corpo fisico, stanno meglio le emozioni, i campi energetici hanno una migliore dinamicità e tutto gira meglio, detto molto semplicemente. Non abbiano male i colleghi, perché in questo momento non sono tecnica, ma voglio arrivare, non sto parlando dei corsisti, sto parlando, questa è un'altra sede, sto parlando a delle persone normali, tra virgolette, che magari non hanno queste conoscenze tecniche. E quindi la persona sta meglio a livello fisico ed emotivo. Riesce a quantificare? Tantissimo. Beh, da 1 a 100 in percentuale, prova a dare una percentuale di quanto è cambiata la tua vita da che sei entrata qui. Ma almeno a 90, veramente. Perché ho avuto dei problemi la prima volta, avevo dei grossi problemi alla schiena e dato che l'avevo provate tutte, dai fisioterapisti agli ortopedici, mi avevano detto che la mia schiena non era più trattabile né se la operavo avrei avuto dei... correvo dei grossi rischi, allora ho deciso di affidarmi a Lorella, sperando di avere dei miglioramenti. No, assolutamente, perché io di natura sono molto molto scettico in tante cose, quindi non credevo assolutamente. Che avevo questi grossi problemi di schiena, ma già ventennali. Io ho delle ernie diffuse, la L è quella lombare, le C sono quelle cervicali e le D quelle dorsali. E io ho protusioni in tutti e tre i settori. Ho ottenuto di migliorare la mia postura, ho diminuito i dolori e addirittura in un periodo che mi ero completamente bloccato, sono stato rimesso in piedi. Cosa dire? Io, un'esperienza personale, direi a tutti di provare. Provare, come diceva una grossa pubblicità, provare per credere. Thank you.
questa intervista che stai rilasciando proprio perché vorrei che aiutasse altre persone. Prego. Chiamo Daniele. Bene, grazie Daniele. Allora, Daniele è riservato, un po' timido, quindi ringrazio tantissimo, è stato super coraggioso. È arrivato all'inizio per problemi praticamente alla cervicale, uh-huh, e alla schiena. Uh-huh. Ok, come ti sei trovato? Mi sono trovato molto bene. Che effetti benefici hai avuto? E sono migliorato, i dolori erano sempre più rari. Poi è successo però che eri arrivato per questa cosa, però il destino ti ha messo su un altro cammino, ecco, arriviamo a quello importante per aiutare molte persone. E niente, ho avuto un incidente, ero in scooter e non mi hanno visto e mi hanno buttato contro un palo. E quindi alla fine ho avuto problemi, fratturato il bacino in 9 punti e rottura dell'ala sacrale destra, esplosa la vescica e poi altri problemi. Lo lascio dire a te apposta, non inserisco con note tecniche proprio perché voglio che siano pulite vostre. Lo sanno anche altri miei clienti che lo faccio con... voglio che siano proprio al massimo spontanei. Dunque, hai fatto un percorso di un anno di massofisioterapia, sì. Quanto hai fatto? Ok, sì. Ovvio che non è stata una passeggiata. È successo quando l'incidente? Puoi dire il mese e l'anno? Marzo 2015. E quindi noi non ci vedevamo più, giusto perché tu stavi molto meglio, avevamo deciso di vederci per il controllo. Quindi marzo 2015 è successo questo evento. Quanto ti ha cambiato la vita questo evento? E tanto, alla fine tanto, perché non posso più al momento correre. E anche il lavoro, ho dovuto cambiare mansione e essere alleggerito. Sì. Daniele, tu hai fatto massofisioterapia, io ti ho mai detto di non fare massofisoterapia? Cosa ti ho detto? No, sempre di farla tranquillamente. Perfetto. Come detto più volte, questi sono dei casi dove noi collaboriamo. Dall'altra parte ci sono stata anche io. E adesso è conclusa la massofisioterapia. Sì. Allora, durante la massofisioterapia e il ciclo che hai fatto qui con la pranopratica? Beh, di là alla fine mi hanno fatto camminare un'altra volta, perché io ho fatto praticamente 100 giorni all'ospedale. Che non era passeggiata, l'ho detto prima. 30 giorni immobile. 35 giorni immobile. Questo mi è dispiaciuto davvero molto. Quando ricevi queste notizie dei tuoi clienti è durissima, eh? Alla faccia del distacco professionale. E con la pranopratica di qua cosa hai trovato? E abbinando sia la massoterapia che la pranopratica vedevo dei miglioramenti continui. Ti accorgevi proprio del fatto che uno ti dava una cosa, adesso una cosa, non ti dasse l'altro. Ok, che cosa ti ha aiutato secondo te la pranopratica? E vedevo che i dolori si alleggerivano, diciamo. Diminuivano. Di quanto in percentuale? Un 20-30% tutte le volte. Bene. Adesso non stai facendo più la fisioterapia, te l'hanno sospesa, questo gliel'ho sospeso la medicina. E da quanto non la fai? E cos'è? Adesso è buoni 6 mesi. Bene, noi invece abbiamo proseguito. Sì. Che cosa hai visto di qua? E qua vedo sempre dei miglioramenti. Anche a livello di deambulazione? Sì, infatti mi muovo che meglio. Tu hai visto che è arrivata fino a un certo punto, che ha fatto un lavoro ottimale, perché devo dire che fanno miracoli quando succedono queste cose, davvero, rimettere in piedi le persone. E proseguendo di qua, quindi là si è arrivato a un certo livello, proprio perché io l'ho spiegato, lo spiego anche al workshop questo ha trattato con incidenti in moto. Cosa hai visto dopo, in più, avendo terminato il percorso di là? Qua cosa stai vedendo? Quindi minore diminuzione dei dolori ancora? Sì. Adesso oggi per esempio mi dicevi della schiena stasera, no? Sì. Quando sei arrivato. Che miglioramento hai visto? Sì, la schiena ho visto un grosso miglioramento. Io ho problemi di schiena adesso. Anche prima avevo leggermente problemi di schiena, ma adesso
sono accentuati. E mi dicevi che ti avevo chiesto appena arrivato se era un 40 o addirittura sì, mi hai detto un 50. È quasi il 50% l'ultima seduta. Bene. E nel complesso dai un percentuale totale del tutto, dei dolori, della deambulazione e di tante altre cose che non hai detto. Da quando l'ho finita? Sì. E mi hai proseguito di qua. Per ora ero già arrivato al massimo. Mm-hmm. Però secondo me ho avuto anche un buon 20% in più, ce l'ho avuto. Della totalità di tutto? Sì, sì. Bene. Va bene, che per te questo 20% è massiccio, eh? Ok, d'accordo. Vuoi dire qualcosa alle persone che si sono fermate alla massofisioterapia? Che cosa vuoi dire? Adesso rivolgiti tranquillamente. Per quali motivi li consiglieresti questo percorso? Qualora fossero, si fossero... Chiaro, bisogna convincersi di farlo, perché se uno viene un po' scettico, non penso che non abbia nessun riscontro, non lo so. Io sento gente che non ha avuto riscontri, dicono che non è reale, però io sono venuto qua. Dipende anche quali operatori mi hanno trattato. Sì, chiaro, è chiaro. E dipende anche, diciamo che funziona in realtà lo stesso, però diciamo che ovviamente se la persona è più aperta non dà un muro, perché se uno mi mette un muro è come se io cercassi di entrare a casa tua, mi chiudi fuori e ti picchio sulla porta. Se invece apri la porta mi lascia entrare e vedere la casa, è diverso, cioè il percorso diventa più lungo, poi diventa uno stress anche per l'operatore, perché mette energia mentre l'altro ti chiude e ti sbatte fuori, è la stessa cosa, no? Quindi quello che lui ha detto effettivamente, spiegandolo a livello proprio energetico, accade questo, perfetto, ok. Quindi tu dici lo consiglieresti perché migliora la qualità della vita, secondo te? Certamente, sì. Ok, bene. Allora, grazie dell'intervista, ok, grazie di cuore e ti auguro davvero di ottenere sempre il meglio dal percorso qua che stai facendo e davvero di poter riscontrare fino a quello massimo percentuale dove ti potrò portare, faremo il massimo. Va bene. Va bene? Potrebbe essere a grandi linee. Se immaginate di avere del rosso e di avere dei filoni di energia del campo elettromagnetico senza queste palline, ecco, provate a fare lo sforzo di immaginare quando sta per sfumare, ecco, questa è l'idea che può essere. Immaginate quindi queste linee di colore rosso, se un giorno poi le troverò le metterò. Ok? E questo è quando, per esempio, una vostra articolazione vi fa male. Questo può essere benissimo un dolore al ginocchio. Ok? Quindi la collaborazione con i medici che magari vedono nei propri pazienti un disagio, qualcosa dove vedono anche loro, riscontrano che la medicina, la scienza arriva fino a un certo punto, ma poi si ferma. Anche i fisioterapisti in caso di incidenti, in tante situazioni devono assolutamente mettere dentro di sé la consapevolezza che collaborare con un operatore nelle discipline bionaturali permette a entrambi di fare un grande lavoro, perché ognuno fa il suo. Il fisioterapista lavora con la manipolazione, l'operatore nelle discipline bionaturali, esperto di bioenergetica, di massaggi, eccetera, fa un altro tipo di lavoro, va a sbloccare quelli che sono i punti bloccati. In realtà non è bloccato proprio niente, ci tengo a spiegarlo dopo tanti anni che scrivo testi eccetera sull'argomento. In realtà non è bloccato niente, che si tratta, quando si dice bloccato, questo serve anche magari ai giovani operatori, che giovani studenti di discipline bionaturali, sappiate che quando leggete sui testi che l'energia è bloccata, non è bloccato proprio niente. Ci ho messo anni a capirlo, ma ve lo dico con la mia esperienza, ve lo assicuro che è così. In realtà non è bloccato, anzi c'è solamente, tra virgolette, c'è in realtà una rotazione dei campi energetici, delle masse energetiche che sono non sono fluide nella loro dinamicità. La rotazione a volte è inversa, dovrebbe andare in una direzione, va in un'altra. La rotazione, la dinamicità, l'andamento ha
dei vortici ha una frequenza alterata, ha una colorazione brutta, si può proprio dire disarmonica, brutta a vedersi. Oltre alla frequenza, stando sempre su quello, così non ci perdiamo, frequenza, oscillazione, quindi moto, un moto che non sta andando nella direzione giusta, frequenza, oscillazione, pulsazione, e li ho detti tutti. Oltre alla colorazione, alla forma, non solo, ma emette anche dei suoni. Per chi dopo tanti anni sviluppa, e auguro a tutti di svilupparlo, a tutti gli operatori che sono in grado e che vogliono farlo, si può incontrare nel campo energetico, oltre all'osservazione, per chi sa guardare in profondità. Compresi da subito che non sarebbe stato semplice raccogliere la sofferenza altrui, trasformare le loro lacrime, in rinascita, in una grande crescita interiore. Quindi se ci sono dei suoni brutti, quindi suoni stonati, dei suoni disarmonici, significa che lì c'è appunto un problema di disequilibrio. E allora si lavora, lavorando in tutto questo campo meraviglioso, dove la medicina non sa assolutamente mettere mani, si può fare un grande lavoro per aiutare la persona a estendere il proprio benessere. Penso che in una società come oggi, per quale motivo una persona non potrebbe star meglio? Cioè, le persone vogliono le belle scarpe, prendono Nike, vogliono la bella felpa, però poi vanno in giro e si mantengono i loro dolori fisici, mal di spalle, mal di schiena, si lamentano sempre, ma sembra quasi che non vogliano avere il meglio da se stessi. Le persone che vengono in studio da me, voglio che siano persone che non sfidano l'operatore, bensì sono persone che devono essere persone che vogliono lavorare su di sé, vogliono tirare fuori il meglio da se stessi. Si può farlo.
tirare fuori il meglio da se stessi. Si può farlo. E veramente si può dire che c'è una dinamicità infinita in questo. L'energia è movimento. E questa è la bella notizia. Non c'è niente di immobile, non c'è niente che non si muova. È mobilità, dinamicità, trasformazione. E questo è un grande vantaggio perché è qui, su questa capacità di dinamicità, di trasformazione del campo energetico, che l'operatore può finalmente lavorare per portarvi fuori da situazioni veramente brutte, da dolori e da malesseri. 366-322-8897, se volete chiamarmi, scrivetemi WhatsApp, perché mentre faccio le sedute, che in realtà bisognerebbe dire incontri di equilibrio energetico, scusatemi, per capirci, mi mandate messaggio WhatsApp, ok? Oppure a lorella.stefani72@gmail.com, mettendo nell'oggetto richiesto informazioni. Mettetemi il riferimento del video che avete visto, due parole così capisco anche da dove arrivate e che cosa vi ha colpito. Rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e per consulenze in studio, assolutamente senza nessun tipo di impegno, per valutare insieme se è possibile aiutarvi. Vi ricordo che i portatori di pacemaker purtroppo non possono sottoporsi agli incontri di riequilibrio energetico. Ma questo in tutti i casi, anche con i fisioterapisti, eccetera, eccetera, con l'osteopatia. Cari saluti a tutti e vi auguro tanto benessere e tanta, tanta bella rotazione dinamica dei vostri centri energetici. Vibrante, pulsante, oscillante, pulsante, doch da war dieser Kick und nicht nur für den Augenblick, auch heute ist dieses Feeling.